volta abbiamo parlato di chatbot, come costruire un chatbot, cosa poteva servirci, quali sono i punti importanti da tenere a mente e riguardano tutti quanti il linguaggio, quindi come facciamo a comprendere il linguaggio alle nostre macchine, come sono nostri piano. E giusto per fare una breve introduzione su chi siamo, chi non era presente la scorsa volta, io faccio parte di CEI, che è il Dipartimento di Artificial Intelligence di H-Farm. Abbiamo iniziato a far parte di H-Farm nel 2017, in realtà siamo un'azienda che è stata fondata nel 1999, quindi abbiamo una certa, ma ci riportiamo bene. Cerchiamo di sperimentare tutto quello che c'è sul mercato, delle nuove tecnologie, interfacce vocali, scritte, eccetera, quindi tutto quello che ha a che fare con il linguaggio. Ci occupiamo di Natural Language Processing e di Data Science. Lato Data Science, tutto quello che è predizioni di vendita, supply chain, strutturazione delle personas per banche, assicurazioni, quindi capire chi sono e che caratteristiche hanno i clienti delle nostre banche e i clienti delle nostre assicurazioni, come prenderlo al tappeto del mercato. Natural Language Processing, tutto quello che ha parlato e scritto. Queste sono un po' le applicazioni che abbiamo al momento, quindi abbiamo tutta quanta la parte di data science, la parte di voice first, quella di cui parleremo oggi, una sostanziale struttura di consulenza per le lingue, forniamo più di 45 lingue ai nostri clienti, che possono essere Samsung, LG, eccetera, principalmente a loro lingue europee, a quelli invece su territorio europeo le lingue estere. Abbiamo un sistema di analytics che fa test analytics, speech analytics e poi motori di ricerca e chatbot. Offriamo sia consulenza che tecnologia, quindi sono due punti molto diversi da cui guardare le strutture, la tecnologia è tutta quanta proprietaria, la consulenza, i nostri linguisti, i nostri dev si applicano sulle tecnologie delle altre aziende e forniscono la loro expertise. Questi sono soltanto alcuni dei nostri clienti, alcuni noi li abbiamo inseriti all'interno perché riteniamo che possono essere meno famosi, anche se sono giganteschi, per esempio qualcuno di voi conosce i sistemi. Potevo mettere anche i sistemi. Credevo che non si conoscesse. E qui abbiamo quello di cui ci occuperemo oggi. Allora, Satya Nadella, non so se l'avete mai sentito parlare, lui è fantastico, fa tutte quante le varie presentazioni sulla voce e giustamente ci dice che il linguaggio umano è una nuova interfaccia. È convintissimo di questo, ha fatto una dimostrazione dopo il 2016, quindi dopo averlo detto, dove prenotava il parrucchiere, non so se avete visto quel video al CES 2019, però la voce simulava perfettamente la voce dell'utente, quindi diceva non so se posso cambiare il giorno, che altro appuntamento potrei prendere, eccetera. E tutto quello che si vede adesso non solo riguarda l'uso dell'interfaccia, ma anche la ricerca vocale, che è molto importante in questo momento. E quindi da dove siamo partiti? Siamo partiti dal typing, c'è stato il touch, poi abbiamo in realtà tutto questo tipo di esperienze. Tra l'altro questo esperimento che vedete del 1975 è stato fatto dal CITENT a Torino e canta Fra Martino Campanaro, ve l'ho voluta risparmiare ma la canta molto molto bene e è un sistema automatico che riesce a rendere perfettamente questa voce meccanica. Quindi dal typing al touch a tutto quello che è registrazione, cercare di rendere naturale la voce, siamo arrivati alla voice search e poi agli assistenti vocali, sono in fondo, o embeddati all'interno dei sistemi o no. In realtà la storia della voce è lunga, anche se non sembrerebbe. Nel 2006, chi è che conosce Napatstag? Chi è che l'ha mai visto? Vabbè. Napatstag faceva un po' di tutto, principalmente muoveva le orecchie in modo molto carino, ti diceva dove avevi mollato le chiavi, ti diceva che appuntamenti avevi in giornata,
però probabilmente il mercato non era abbastanza pronto ed effettivamente anche a livello di immaginario sono più un giocattolino. Nello stesso anno è stata fatta Karen, molto particolare come assistente vocale. Karen era sul sito di Telecom e ti dava indicazioni con gli occhi, quindi ti diceva una cosa tipo: per poter andare avanti dovresti compilare il form che c'è qua sotto, e quindi aveva questo tipo di gestualità, una voce un po' meccanica, anche movimenti abbastanza meccanici, però era nel 2006. Già nel 2008 c'è la Google Voice Search, arriva immediatamente dopo Siri, poi Alexa, ma contemporaneamente ad Alexa c'è stato Jibo. Funziona benissimo, adesso è fuori dal commercio, e adesso vediamo perché. In realtà era un assistente per tutta la casa, faceva le foto, faceva i filmati, accendeva, spegneva le luci, tutto quanto, si poteva fare anche prenotazioni, acquisti, di tutto. Alexa costa $100, Jibo 900. E oltre a questo ha anche la caratteristica di avere questo occhione che ti segue, che risultava a quanto pare abbastanza impedante per il mercato, perché ha una caratteristica umana all'interno, quindi un po' disturbante, mentre Alexa è abbastanza neutro come oggetto. Allo stesso modo, un anno dopo abbiamo avuto Cortana, che in questo momento diciamo che è in stand-by come sviluppo, ed era assolutamente di nicchia ed esclusivamente su determinati PC. Poi c'è stata Hello Barbie. Questo era più difficile, scusate. No, bene, era famoso. Hello Barbie è stata ritirata dal mercato per questo pregiudizio sulla privacy per i bambini e le bambine che potevano giocare con questa Barbie. In realtà, se c'è proprio un elemento su cui la privacy non avrebbe questo problema, non ha avuto fondamento, è stato quello Barbie, perché aveva veramente un chip minuscolo interno, quindi è veramente difficile la condivisione del dato, non poteva immagazzinare così tante informazioni, però dava un sacco di risposte, e la scelta commerciale era stata quella di fare la Barbie istruita, quindi dava risposte di scienza, ti diceva che dovevi studiare un sacco, faceva questo genere di cose. Ritirata dal mercato subito dopo Google Home, e adesso sta lavorando tantissimo Bixby per tutte quante le piattaforme Samsung. Questo è quello che viene fuori dalle ricerche che sono state fatte attualmente dalla Worldwide Industry Prediction, per cui entro adesso il 30% delle aziende avranno sistemi di customer engagement basati su speech. Quindi in realtà molte si stanno muovendo in questa direzione. Proprio oggi ho visto che Sara Assicurazioni ha fatto una skill di Alexa dove puoi chiedere quali sono i tuoi preventivi, quali sono le tue polizze. Quindi in realtà si stanno muovendo anche in questa direzione. Se volete cercare che skill ci sono, potete semplicemente andare su Amazon e vedere tutte quante le skill per la tua azienda. Perché la voce è veramente il sistema più rapido che abbiamo a livello di comunicazione. Noi scriviamo 40 parole al minuto e ne pronunciamo 150. Chi di più, di solito io in questo momento sono un po' rallentata con il freddore, ma di solito c'è molto più da fare. Usabilità può essere fatto, puoi dare dei comandi vocalmente in modo tale che le mani e gli occhi siano liberi, quindi io posso guidare, posso fare la spesa, posso sistemare la casa, posso lavorare e intanto fare altre attività con la voce. A livello di personal experience, in realtà il mercato ha avuto un'eccellente risposta verso questa tecnologia, principalmente verso Alexa. Quando hanno fatto i controlli su come andavano le interazioni con Alexa, il comando o la comunicazione più importante che la maggior parte degli utenti uomini facevano era: ti amo Alexa, o vuoi sposarmi Alexa. Lei è sempre stata molto cortese e voleva essere indipendente, però in ogni caso c'è questo tipo di approccio, mentre con Siri la maggior parte delle volte viene detto: Siri sei stupido, non capisci. Quindi diciamo che Alexa se la cava meglio a livello di engagement con i clienti. E poi la parte più bella,
ossia il tipo di accesso all'informazione, nel senso che non è un tipo di tecnologia escludente e non è un tipo di tecnologia abilista. Cioè io posso non avere l'uso degli occhi, posso essere una persona non vedente e posso comunque compiere delle azioni con la mia voce, o posso essere una persona non abituata alla tecnologia e riuscire comunque a compiere determinate azioni. Quindi assolutamente forse il punto più bello è il tipo di accesso all'informazione. Ci sono degli stadi, diciamo, nel tipo di approccio alle tecnologie vocali. Abbiamo avuto i comandi, quindi non so se avete mai visto o avete mai guidato una macchina con sopra la Uconnect. Ok. Uconnect veniva consegnato, nella macchina c'era inventato Uconnect e aveva delle istruzioni, cioè ti insegnava a parlare con la macchina come se noi non parlassimo da tipo da quando avevamo 3 anni, quindi lo sappiamo fare, sappiamo cosa vogliamo dire, sappiamo cosa vogliamo prendere, ma invece no. Quindi c'erano tutti quanti i comandi: se vuoi chiedere a Uconnect di ascoltare questo tipo di canzone, devi dire ascolta canzone numero, ascolta titolo canzone, eccetera. Adesso siamo in una fase successiva, che è quella dell'interazione, per esempio con l'assistente di Mercedes. E il Mercedes è molto più interattivo, quindi ti dice che tipo di musica vuoi ascoltare, te lo metto nella playlist, vuoi fare il tragitto dell'altro giorno, questo te lo registro nei tragitti che ti servono, eccetera. Quindi è molto più interattivo. I punti successivi che abbiamo visto e che vediamo sia nell'indirizzo che le aziende vogliono prendere, sia nell'indirizzo che le aziende che sviluppano tecnologia vogliono prendere, è quello della predizione. Quindi sei salito in macchina, sono le 8, di solito fai il tragitto, non lo so, Bicocca Loreto e ti dice vuoi fare il solito tragitto verso Loreto, sono le 8. Quindi la predizione delle tue necessità, quindi cosa ti serve in quel determinato momento. Una parte empatica, perché in realtà quello che si è visto con l'approccio che gli utenti hanno verso Alexa rende molto più facile per loro continuare la comunicazione e fare molte più domande, perché probabilmente il tono della voce o il fatto che le risposte sono state così tanto implementate, sia così completa con l'andare del tempo, aiuta ad avvicinarsi molto più alla macchina. E poi la relazione, quindi avere una relazione con questi assistenti. Non so quanto questo possa essere auspicabile, però è quello che il mercato vuole. Questo l'abbiamo visto anche prima, in realtà questo ci dà molta più idea di quello che è il range, perché quello che dicevamo prima, in realtà fino a 40 parole, ma da 125 a 175 pronunciate in un minuto. La voice revolution, noi la voce dove si può applicare? Si può applicare all'interno dei nostri smartphone, quindi possiamo avere l'assistente del nostro telefono che magari è Bixby, però abbiamo dovuto scaricare anche Google Assistant, abbiamo dovuto scrivere, cioè ovviamente tutti quanti, e magari dovuto scaricare anche Alexa, quindi tutti i tipi di assistenti possibili possono essere all'interno di supporti che comunque sono IoT e ci portiamo sempre in giro. E poi c'è la parte dell'automotive che è fondamentale. Diciamo che automotive è quello che è il mercato che ha spinto di più le tecnologie vocali, è quello dove ci sono stati i grandi balzi in avanti sul tipo di assistenza, sui navigatori, anche sulla pronuncia, non ci sono più le voci di una volta. La voce di Trenord, se l'avete presente, che è supermeccanica, non le fanno più così le voci. Cioè, e quello lì era stato un momento altissimo, nel senso che erano arrivati a un punto per il quale hanno visto una necessità, ma non c'erano le tecnologie per supportare quel tipo di avanzamento, quindi quello che hanno fatto era comunque grandioso. E poi ci sono gli smart devices, quindi questo è quello che abbiamo come panoramica. Questo ci dice in realtà che gli strumenti guidati dalla voce possono essere ovunque dove noi andiamo, perché il telefono è sempre con noi di base, ci spostiamo
siamo in macchina, ma se ci spostiamo con i mezzi, torniamo al punto smartphone e smart devices all'interno delle case e degli uffici. Peraltro Alexa sta iniziando a sviluppare per il mercato americano Alexa for Business, che è all'interno degli uffici e gestisce le sale comuni, gestisce le sale riunioni, gli appuntamenti, eccetera. In Italia non l'hanno ancora rilasciato, però ci sarà a breve, si pensa, abbiamo scritto all'interno. Non so se avete mai visto la piramide di Maslow, ma immagino di sì. Queste sono le necessità che di solito hanno le persone, e l'abbiamo vista in questo modo, nel senso che tu hai dei bisogni fisiologici e inizialmente li risolvi con un comando, e successivamente hai dei bisogni che crescono e quindi hanno bisogno di un'altra risposta dall'altra parte, quindi di interazione, di proattività, che è quello che avevamo visto prima, quindi della protezione, di empatia e di relazione. Chiaramente questo con il tempo si potrà realizzare. Adesso la situazione attuale a livello di voice è questa. Allora, abbiamo dei mercati di nicchia che vengono rappresentati per esempio da Cortana, quindi è esclusivamente su alcuni device. Abbiamo i general purpose, quindi genericamente io ho un sistema vocale. Nei general purpose però in realtà è dove si può poi successivamente costruire, magari non con Bixby e con Siri, ma con Assistant e Amazon poi devi costruire delle action e delle skill, perché altrimenti poi scende il tipo di flessibilità che noi chiediamo alle macchine. Ossia finiamo per chiedere ad Alexa e a Google Assistant di accendere la luce e alzare il volume della musica. Quindi sì, sono general purpose, ma proprio per questo bisogna costruirci sopra qualcosa di più specifico. Ci sono quelli proprietari, per esempio MVUX, che è quello di Mercedes, che ha sviluppato il Mercedes in collaborazione con Celi, e poi la parte BMW, Connected Drive. E poi ci sono i white label, che vedete lì, che sono quelli che sviluppano voci, ma nessuno conosce Nuance, però a livello commerciale intendo, però in realtà Nuance è veramente il colosso in questo ambito. Quello che possiamo vedere quindi, in realtà, se vogliamo dare un'ulteriore suddivisione rispetto a nicchia, general purpose, white label e on, è che da una parte abbiamo dei channel e da una parte abbiamo delle capabilities. Cosa facciamo noi a livello di innovazione e cosa consigliamo di fare quando ci si approccia alla parte di voce? C'è una parte di scouting, quindi non tutte quante le aziende hanno bisogno dello stesso approccio, della stessa tecnologia, quindi bisogna sapere che cosa forniscono e sapere cosa vuole la nostra azienda. Tutta quanta la parte di technical assessment, di benchmarking sono fondamentali. Una parte di production planning, perché ovviamente una parte di command and control, per esempio, quindi la parte command, quella fisiologica che abbiamo visto prima alla base, comunque verrà mantenuta. Cioè ci sarà sempre qualcuno che si approccerà alla tecnologia non in modo discorsivo, ma in modo di comando. Perché così siamo stati abituati. Noi parliamo in modo diverso con le macchine, perché ci hanno insegnato che dobbiamo parlare in modo più semplice con le macchine. Piano piano potremmo aspettarci completamente un natural language style, ma sicuramente non adesso, c'è un momento di transizione. E la generazione di dataset, quindi tutti i dati che mi servono per allenare le mie macchine, la parte di produzione di evaluation sono fondamentali, perché da una parte io produco, ma dall'altra parte in realtà non sono lineari questi processi, perché produzione e valutazione in realtà sono iterative, perché produco un pezzo, lo devo valutare, devo capire se funziona anche nell'altro ambito. Questo perché se io sto sviluppando un sistema macchina ho tantissimi topic, per esempio, quindi io alza il finestrino, alza un po' il finestrino, alza del più il finestrino, cioè sono veramente elementi diversi. E tutti quanti questi
queste interazioni vanno classificate separatamente, anche visualizza, mostrami, sono diverse per esempio all'interno di alcune auto con cui abbiamo, lavorato, perché c'è una parte di riflesso sul parabrezza che ti fa, che effettivamente ti mostra che cosa c'è lungo la strada, e altre di visualizza dove ce l'è sullo schermo. Quindi sono anche termini diversi. E queste invece sono riuscita a recuperarla per l'occasione e non era in programma, ma spero possa interessarvi, che è la ricerca che abbiamo realizzato con Kien sulla diffusione degli smart speaker in Italia. È la prima ricerca che è stata fatta in Italia. Tutte le ricerche precedenti riguardavano esclusivamente l'ambito americano. Quindi abbiamo fatto una survey e abbiamo cercato di capire com'è il mercato qui in Italia. Quindi è già abbastanza significativa come penetrazione. Di base, chi la usa e dove la usa? Abbiamo degli smart speaker principalmente su smartphone, su personal computer, su elementi legati al wifi che sono tablet, smart tv, cuffie wireless, eccetera, e poi ben più giù smart speaker. Quindi in realtà usiamo principalmente il nostro telefono per tutte quelle che sono le interazioni con i nostri assistenti intelligenti. Lo usi quotidianamente, una o più volte al giorno, una volta al giorno, meno di una volta al giorno. Sono comunque dei dati interessanti, perché chi ce l'ha, un campione di 700 casi, comunque è interessante vedere effettivamente questo tipo di utilizzo. Peraltro sono nelle slide, ma potete comunque entrare nel sito di Celi e richiedere di scaricarlo completamente gratuito. Fate la richiesta e vi arriva per mail. Cross assistenti, quindi cross device, utilizzato da smartphone, non utilizzato da smartphone, spesso, qualche volta di rado, cioè comunque vengono utilizzati e le richieste ci sono, fra poco vedremo che richieste vengono fatte. Eccole, allora, questo è quello che dicevamo prima. Se noi non utilizziamo questa tecnologia, come per esempio ha fatto Star Assicurazioni, ma perché l'ho vista proprio oggi, cosa succede? Che alla fine gli assistenti vocali, che hanno tantissime potenzialità, alla fine vengono utilizzati per cosa maggiormente? Mettere la musica, chiedere le previsioni del tempo, chiedere l'ora, mettere la sveglia. Come potete vedere, fino a qui sono tutte quante attività molto basiche. Cioè, ci possiamo abituare facilmente a utilizzarle, ma sono veramente basiche per noi. A parte che è bellissimo chiedere l'oroscopo, alla fine l'abbiamo tenuto all'interno della relazione. Poi abbiamo riprodurre i suoni della natura, giocare, chiedere informazioni su tragitti e spostamenti, e l'ultima, che per le nostre aziende per esempio potrebbe essere la più interessante, che è fare acquisti, è l'ultima della lista. Quindi bisogna trovare un modo di approcciarsi a questa tecnologia in modo costruttivo. È molto potente, ma se non utilizziamo queste potenzialità, stiamo a mettimi la musica e che tempo fa fuori. Questi sono i profili degli utenti, ovviamente, purtroppo non siamo tutte quante Beyoncé, ma il profilo dell'utente che utilizza di base questo tipo di strumenti è tra i 25 e i 45 anni, coppia con figli, benestanti, laurea, cioè questo è il trend che è stato visto a livello di compilazione delle nostre survey. Età e area geografica, anche questo abbiamo visto delle percentuali interessanti, nel senso che la fascia è questa, dai 30 ai 39, e la percentuale di utilizzatori è in città che va dai 100 ai 250.000 abitanti. Quindi per esempio nelle grandi città non c'è questo utilizzo così diffuso. Poi ovviamente è diventata anche emozionale come intervista, per capire effettivamente come ci siamo avvicinati a questi smart speaker, perché abbiamo scelto di fare questo tipo di acquisto. Principalmente quando interagisco con uno smart speaker sono curioso, alcuni sono annoiati,
che è un problema, probabilmente in tutta quanta questa fascia non lo smart speaker non capisce quali sono le richieste, irritazione, lo vediamo sempre anche quando un chatbot non funziona, però per il resto abbiamo tutte quante esperienze e stati d'animo positivi. Un nuovo membro della famiglia, che cos'è per te? E qui ci sono varie descrizioni che avevamo messo a disposizione e sono state licitate dalla nostra survey. Quindi un elettrodomestico, una macchina intelligente, un maggiordomo, un nuovo membro della famiglia, 7.4 è piuttosto importante. E da quando è arrivato nella tua famiglia, com'è cambiata? Quindi è cambiata completamente, cambia molto, è cambiata un po'. Scusa, una domanda. Sì. Era rivolto solo quelli che avevano famiglia o anche i single? No, anche i single. Ecco, quindi potrebbero essere quelli da soli che hanno un cambiamento maggiore. Magari sì, però no, infatti l'ho visto tante volte, però adesso mi è venuta la domanda. Sì, sì. No, può essere, no, sì. No, non abbiamo, cioè la server era piuttosto sì, lineare. Okay. Non ci avevo pensato. E questa è una cosa importante, perché è veramente quello che dicevamo prima, la soddisfazione è buona ma c'è spazio per il miglioramento, perché finora fa veramente troppe poche cose, cioè ci sono veramente tanti margini per costruire delle skill, per costruire delle action che possano essere effettivamente utili ai nostri clienti o ai clienti delle nostre aziende. Quindi sì, sono soddisfatti perché capisce le richieste, dà risposte soddisfacenti e il quasi mai e mai sono veramente vicini allo zero. È sicuramente un mercato in crescita e quindi c'è tutta quanta la parte, se potessi tornare indietro lo riacquisteresti, certamente sì, probabilmente sì. E nel prossimo mese prevedi di acquistare uno smart speaker, questa è l'altra sezione della stampa che avevamo fatto, ed era probabilmente sì e certamente sì. E qui chi è stato presente la scorsa volta ha visto uno schema similare per il chatbot, quindi quando noi parliamo di linguaggio di smart speaker, che cosa intendiamo? Perché siamo al chatbot meetup e stiamo parlando di assistenti vocali? Perché in realtà la struttura, la base di conoscenze, la base di tassonomie linguistiche in realtà è la stessa, semplicemente da una parte c'è un sistema che necessita la comprensione del linguaggio, che di base chiamiamo SR, e c'è una parte che deve produrre la voce, che è la parte di text to speech. Quindi in realtà l'altra volta avevamo visto esattamente questa struttura senza la voce in ingresso e in uscita, ed è molto interessante perché la voce entra all'interno di un sistema che è in grado di trascrivere esattamente quello che è stato detto. Migliore il trascrittore, migliore l'analisi che posso fare dopo, migliore la voce in ingresso e migliore la trascrizione che posso fare. Garbage in, garbage out, se io ho troppo casino intorno oppure ho dei microfoni non direzionali, non sufficientemente buoni, alla fine la mia trascrizione non sarà così buona e non potrò produrre la parte di analisi di natural language understanding. Quindi tutti quanti questi punti devono avere il miglior materiale possibile in ingresso per avere il miglior materiale possibile in uscita, se no capisce Roma per Toma, ed effettivamente succede. Quindi c'è una parte di linguaggio in ingresso pulito con dei buoni microfoni direzionali possibilmente, una parte di trascrizione, nella parte di natural language understanding c'è tutto quello che sono le tassonomie, i sinonimi, i dizionari, tutto quello che è comprensione del linguaggio e struttura della frase. Quindi se io dico ho caldo, accendi l'aria condizionata, vorrei un po' d'aria fresca, in realtà deve potermi ricondurre alla stessa sfera di significato. Deve sapere che l'ambito è esattamente quello e deve comprenderlo. La parte di comprensione è nella parte di significato, ovviamente, che ha una serie di relazioni, sia semantiche, di accesso alle informazioni e di inferenze. Se ho caldo, probabilmente voglio un po' d'aria fresca, e questa interazione deve poterla fare. La fa quando all'interno c'è una struttura che gli dice che cos'è un sinonimo, che cos'è un contrario, banalmente, come si costruisce una frase, qual è l'intent del mio utente. E poi ci sono correlate anche delle azioni, ovviamente. Se
se faccio semplicemente un comando deve rispondere con un'azione. Accendi la luce e l'accende, non si domanda qual è l'intent. C'è una parte di Natural Language Generation che produce un testo. Questo testo, se è un chatbot, è la fine della mia interazione perché ti scrivo la mia risposta. La mia risposta è che per controllare il tuo conto in banca devi andare su www.ciao.com. Invece, se sono in un sistema vocale, devo passare da un sistema di text-to-speech. Questo sistema di text-to-speech prende il mio testo e lo legge, ma la cosa complessa qui, per evitare che lo legga in modo meccanico, noi le distinguiamo subito le voci meccaniche, deve avere determinate caratteristiche, per esempio un tipo di annotazione fonetica che mi dica quale intonazione deve prendere la frase, se è una domanda, se è una risposta secca, se devo fare un saluto, quindi di solito mettiamo molta più enfasi nel saluto iniziale, quindi ciao, sono, non so, sarà assicurazioni, devo fare questo tipo di, vuoi fare questo tipo di operazioni. E quindi tutta questa parte va curata, quello che c'è in quel text to speech è tantissimo lavoro, veramente tantissimo lavoro, anche la velocità di riproduzione delle frasi, perché non può essere troppo lento come un testo scritto, perché le macchine text to speech di base leggono in questo modo le parole che vengono passate e questo non dà l'interpretazione che i nostri utenti vogliono. Questo è quello che abbiamo visto anche l'altra volta, ma in un'ottica differente, nel senso che è lo stesso ragionamento delle richieste che io faccio a un chatbot. Se io parlo con un chatbot gli faccio una domanda diretta, allo stesso modo la faccio a un assistente, mentre e ricevo una risposta completa. Faccio una domanda e ricevo una risposta. Molto diverso da fare una ricerca testuale, dove mi muovo per uno, tre parole chiave. Quindi, e poi non ottengo un'unica risposta, ottengo una lista di possibili risposte che poi devo cercarmi io qual è quella più adatta. Invece il sistema vocale fa una scrematura di quella che può essere la corretta risposta, esattamente come lo fa il chatbot, però è in grado di vocalizzarla. Quindi con delle interfacce molto semplici e per esempio un sito, il mio margine d'azione è veramente limitato, quindi io posso andare sul menu, oppure su Google posso fare una ricerca utilizzando tre parole chiave, ottengo una risposta per accedere alla base di conoscenze che è la parte verde. Mentre quando si tratta di Natural Language Interface, quindi chatbot, quindi assistenti vocali, il nucleo di conoscenza è lo stesso, quello che cambia è il contorno, io posso accedere all'informazione attraverso una serie di espressioni sempre diverse, sempre creative, ma la macchina deve potermi comprendere. Quello di cui ci occupiamo principalmente l'abbiamo già visto, quindi vado molto veloce. Search, command and control, la parte di dialogo, quindi per mantenere l'engaging, e tutta quanta la parte di speech analytics, che è la parte di trascrizione e analisi, quindi quella che abbiamo visto anche prima inizialmente. Questi sono alcuni degli spunti che abbiamo voluto portare oggi, sono dei sistemi a cui lavoriamo, abbiamo lavorato o stiamo ancora lavorando e stanno finendo. Questo è un sistema di ordini che possono essere fatti dagli agenti mentre sono in macchina, quindi gli agenti di un'azienda B2B escono e iniziano a viaggiare, di base hanno tantissimi clienti, per esempio potrebbe essere un'azienda che si occupa di rifornire grande distribuzione organizzata, GDO, esce dal suo appuntamento con Carrefour e dice ok, allora dopo questo appuntamento Carrefour deve essere rifornito di 500 panettoni e due pandori, perché sono più buoni panettoni, perfetto. E quindi ha inserito già all'interno l'ordine senza dover digitare, hai fatto l'accesso al tuo CRM, si sa qual è il tuo cliente, è tutto quanto collegato e può in questo modo caricare un ordine hands-free, eye-free, perché la vita degli agenti è appena appunto in macchina.
Questo è un altro dei sistemi che abbiamo realizzato. Questo doveva essere un quiz per bambini e è diventato un quiz per adulti. Principalmente viene utilizzato da adulti per quello che abbiamo visto. Ed è l'apprendista archeologa del Museo di Cagliari. L'abbiamo caricato, è in grado di fare delle domande e di proporti delle risposte. E è molto interessante questo, proprio non tanto per vendere qualcosa, ma è di posizionamento e di engaging, per fare in modo che bambini, ragazzi, persone in generale vadano al Museo Archeologico di Cagliari. E quindi ti accoglie e ti dice se sei in modalità esperto o se non sei così esperto di archeologia e ti fa delle domande. Questo invece è un altro dei lavori che stiamo realizzando in collaborazione con altre aziende in White Label, e stiamo lavorando per un assistente vocale per navi da crociera. Le navi da crociera sono praticamente delle città che viaggiano, quindi c'è tutto. C'è il bar, c'è la piscina, la sala massaggi, c'è tutto quanto. E non hanno così tanto personale per poter star dietro a tutte le persone che sono all'interno delle navi. Quindi si è pensato o nelle aree comuni, ma già si pensa di metterlo in ogni cabina, un assistente in grado di dirti dov'è il bar più vicino, dove puoi acquistare questo tipo di biglietto, dov'è la piscina, dove devi ritirare questo. Attualmente abbiamo più di 1000 intent in 10 lingue su cui stiamo lavorando e pian piano in realtà questi intent vengono espansi, perché io posso chiedere qual è il bar più vicino, ma posso anche voler dire qual è il mio mosco più vicino, dove lo piglio. Cioè devi anche capire quando io dico questo tipo di espressioni e devi comprendere quello che ti sto chiedendo, quindi l'intent, e non darmi per esempio la ricetta del mosco più, non mi serve, ne devi far trovare uno immediatamente. Un altro sistema che abbiamo fatto di interazione vocale, in realtà l'abbiamo fatto in partnership con More Cognition, che ha realizzato questo braccialetto, che effettivamente esiste, e noi abbiamo fatto la parte sviluppata come base chatbot, ma è un chatbot vocale. Questo chatbot vocale cosa fa? Viene indossato con il braccialetto da soggetti e persone che sono tornate dall'ospedale per la riabilitazione, che non possono seguire la riabilitazione in altri posti, non possono seguirla in ospedale, devono seguirla da casa. La riabilitazione è un tema molto difficile, molti utenti poi non la fanno. Quindi questo tipo di braccialetto si chiama Remo perché ti deve rimotivare a fare, quindi ti dice vabbè fai altri 15 sollevamenti con quel braccio, poi vediamo come va, e ti aiuta a sapere come sta reagendo il tuo corpo, perché questo braccialetto è pieno di sensori che ti dice pressione cardiaca, tutto quanto, quindi quanti sollevamenti hai fatto, quanti te ne mancano, e monitora tutta quanta la fisiologia, e è combinata a delle risposte vocali, quindi quando viene flaggata una situazione la macchina parla e ti dice che devi rallentare magari perché la tua pressione si sta alzando eccessivamente. Quindi secondo me quello che ci portiamo un po' a casa dopo aver visto un po' di questi esempi è che la tecnologia vocale, diciamo che è pronta, bisogna capire un attimino come la vogliamo applicare, cosa vogliamo fare. Adesso che abbiamo visto, a me è successo quando abbiamo visto il bando di rimotivazione, mi è successo di pensare, caspita, nessuno ci ha pensato. Cioè, bellissimo, perché tu puoi seguire una persona a distanza, non ci sono problemi di code, questa persona che ha subito magari un'operazione e non al braccio, alla gamba, ha difficoltà ad arrivare fino al posto in cui dovrebbe fare l'operazione a casa e nessuno ci ha pensato. E ancora chiediamo ad Alexa di accendere e spegnere le luci. Quindi in realtà abbiamo tanto margine d'azione e dobbiamo capire in che direzione vogliamo andare. E poi tutta quanta la parte di language understanding è veramente fondamentale, esattamente come per i chatbot. Cioè se io dovessi dire al sistema su delle navi da crociera portami al mojito più vicino e mi dai la ricetta del mojito, ma arrabbio perché non hai capito che volevo dire un'altra cosa. Sì, sono io pessima perché testo le macchine fino alla morte,
può essere, però volevo che comprendesse qual era il mio intento. Il mio intento era andare in un bar che vendesse alcolici. E ho finito con alcolici questa presentazione. Fantastico! Principalmente in questo momento stiamo sperimentando tantissimo BERT, che è quello di Google, e che in realtà sì, allora viene considerata un marketer neurale, in realtà c'è una parte di transfer learning, quindi viene addestrato su una base di informazioni che possono essere la maggior parte di informazioni che tu hai in quel momento. Il transfer learning significa, visto che tu hai imparato tutte quante queste questi termini di base, questo tipo di corpora linguistici e sai qual è la posizione delle parole, eccetera, bravissimo, adesso prova ad applicarlo su un dominio che non conosci. E quindi il transfer learning, non devo avere i dati del dominio di arrivo perché posso vedere se funziona allenandolo su qualcosa di più basico. Devo sapere su quale corpo è stato. Ah no, ma sono tantissimi, ma la maggior parte li possediamo anche noi, facciamo survey, facciamo ricerche. Puoi fare una raccolta per costruire un corpus, nel senso che puoi elicitare i dati, puoi dire per esempio una base di utenti che tu hai, costruisci una survey e dici come diresti questa cosa, come ti esprimeresti per chiedere questa informazione a una macchina? E loro ti rispondono, quindi quello è un altro modo per costruire dei corpus. Ma questa mi sembra una fase. Per costruire dei corpus. Poi sì, per costruire i corpus si può partire da qui, poi si possono fare le espansioni, per esempio con delle regex composizionali, delle BNF, che sono adesso sono difficili, non è vero. Scrivo delle espressioni magari di introduzione, per esempio ho voglia, mi va, che ne diresti di eccetera, lo compongo con i verbi che mi servono, per esempio di trovarmi, trovare, cercare, eccetera, un bar, e poi lancio questo tipo di composizione, vengono fuori, hai voglia di trovare un bar? Avrei proprio voglia di andare al bar, eccetera. Utilizzate dei tool particolari per fare questo? Sì, sono proprietari. Ah, sono proprietari. No, è molto bello perché fai girare questi tool e quindi già produci degli altri testi, poi pian piano in realtà ci sono veramente tantissimi corpora in giro, anche gratuiti se volete testare cose. Poi immagino che li selezionate a tema di topic specifici, allora non scendiamo, non sono troppo generali, forse non i corpora. Allora la linguistica dei corpora, mi sto occupando, quindi sono devi costruire un corpus, no mi sto occupando di NLP in generale, quindi okay. C'è un bellissimo articolo scritto da me, no, c'è un articolo che ho scritto sul blog che si chiama Conosci il tuo corpus, che potete trovare sul blog, dove c'è scritto esattamente tutto quello che serve per comporlo. In realtà dipende a che cosa ti serve, senza che ce lo stai a dire, esatto, deve essere bilanciato, perché in realtà cosa vuol dire? I testi non devono essere tutti quanti uniformi, non devono esserlo, perché dei testi completamente uniformi ti portano esclusivamente in una direzione, deve essere un corpus bilanciato, quindi noi inseriamo, puoi costruirlo in realtà come vuoi, con un po' di messaggi dei social, quindi con un parlato un po' più spiccio, con qualcosa magari preso da Wikipedia, oppure c'è ancora il corpus di Repubblica, quindi parlato giornalistico, puoi comporre vari pezzi per dare una rappresentazione dell'italiano e poi puoi aggiungere quello che specificatamente ti serve, perché comunque serve una bella base forte per fare training con il corpora. Cioè ci sono mattonazzi di libri che spiegano come
come costruire il corpus che ti serve. Se puoi dare un'indicazione su questi libri? Assolutamente sì. Sono tutti carocci con delle copertine bellissime, rosa, scritta verde. Come si riesce a trattare trattando la voce come fosse un chatbot, di diventare un'impossibilità? Perché la voce è molto diversa, cioè l'interazione con la voce è molto diversa da un chatbot, è più casuale. Assolutamente. Quindi, sì. Cioè, non si riesce a cercare di portare tutto come fosse un chatbot e diventarne poi, cioè usare un'altra come fosse lo scritto e la voce sono cose molto diverse con interazioni. No, adesso lo stiamo trattando molto come fosse sempre uno scritto, è solo una trasposizione del brano scritto, però si rischia di perdere la possibilità della voce, cioè l'interazione è molto diversa rispetto, è quasi più casuale. Sono assolutamente d'accordo, in realtà è il motivo per cui l'altra volta siamo partiti dai chatbot, perché noi usiamo la stessa tecnologia per i chatbot, quindi in realtà è molto più espanso a livello linguistico anche da parte chatbot. Per esempio, noi includiamo la possibilità che ci possano essere inversioni. Le polizze sono la cosa che volevo vedere e la macchina ti deve capire, perché la posizione verbale, la posizione dell'oggetto e del soggetto, tu la devi capire. Quindi in realtà la parte aggiuntiva che c'è a livello voice è magari un bel training che ti allinei il parlato con lo scritto, però se lavori con espansioni, tassonomie, sinonimi, contrari, reti neurali, alla fine riesci a capire, anche se tu inizi una frase con ma in realtà volevo sapere se, perché in realtà quella parte non entra nel calcolo di qual è il soggetto, qual è l'oggetto, qual è il verbo. Quindi sì, abbiamo tenuto da conto ovviamente delle sporcature, che sono delle interazioni ovviamente che noi utilizziamo, c'è anche una funzione fatica, per esempio, quindi la funzione per cui io sto parlando con una persona e magari dico aha, per dire non è che mi sono addormentata, ti sto ascoltando, oppure sì sì, vai avanti, dimmi, racconta, eccetera. Sono funzioni fatiche, ma per mantenere la comunicazione devo aspettarmele in un linguaggio con una macchina, se è vocale. E in realtà siamo stati molto fortunati a livello storico di flussi di applicazioni sulla voce, perché noi arriviamo anche tantissimo dalla trascrizione di telefonate, quindi tutto quello che è la telefonata, l'interruzione, sovrapposizione dei parlanti, il scusi ho chiamato ma io poi la sua collega, le abbiamo viste da vendere, da appendere, e queste ti aiutano perché in realtà è molto più controllato con un assistente vocale. Quindi quando hai passato il livello contro il drago, passare il livello contro... sì, è più un opposto, ma a livello di combattimento è un po' più facile. E quindi sì. Sì, la mia domanda è, io sono un po' un neofita della materia, è quanto questa... attività o questo flusso di operations sia verticalmente legato a un certo dominio linguistico, cioè vorrei capire se quello che tu fai con la proprietà italiana, immagino, poi in che misura può essere applicato ad un altro idioma, ad un altro idioma, un'altra lingua. Ah, okay. Cioè, perché ho capito che c'è un lavoro semiologico, no? Linguistico di base, no? Sì. Poi attorno c'è tutto il discorso di intelligenza artificiale, sviluppo. No, certo. Però ho capito che il core è quello, no? Assolutamente sì. Cazzo, però ho capito questo. Quindi, siccome una lingua funziona in un certo modo, un'altra lingua funziona in un altro modo, vorrei capire se c'è una percentuale, diciamo, di lavoro, scusa se abbiamo una domanda, molto di alto livello, un po' da ignorante, che può essere, come dire, trasposta, oppure se invece non esci dalla sfera semantica di una singola lingua. No, allora... La risposta è no. No, in realtà è un tema molto interessante, perché devi proprio essere molto molto verticale. Noi abbiamo lavorato in team molto grandi con tanti linguisti e linguiste in tutto il mondo e abbiamo cercato di mantenere e di creare dei documenti paralleli in modo tale da vedere come cambia la lingua, per capire se potevamo automatizzare alcune traduzioni, alcune posizioni verbali, eccetera. No, nel senso che di base
il team di linguisti per l'italiano sviluppa l'italiano, poi magari può dare sostegno o suggerire altre espressioni simili se conosce la lingua anche ai linguisti francesi e alle linguiste francesi, perché c'è correlazione linguistica. Quando possiamo spostare la maggior parte del materiale, lo ritroviamo quando magari abbiamo lavorato sull'inglese britannico e poi dobbiamo lavorare sull'americano. Però anche lì ci sono delle differenze, perché oltre ad esserci parole che si scrivono in modo diverso, tipo color, che in inglese britannico hanno messo OU, mentre in americano è O, vengono anche pronunciate in modo diverso, quindi c'è anche tutto quanto un lavoro di speaking diverso. E poi ci sono dei termini che non c'entrano assolutamente niente. In termini di composizione del vostro team, i linguisti sono la figura prevalente, quantitativamente parlando. Sì. Tu sei una linguista? Sì, linguista computazionale. Sì. Siamo la maggior parte, perché effettivamente veramente ci siamo resi conto che questo tipo di sistemi non si possono automatizzare. Inizialmente Alexa non aveva linguisti al suo interno, negli ultimi anni ha fatto un passo, negli ultimi 2 anni ci sono state delle assunzioni a quantità di linguisti, perché si sono resi conto che o sai come funziona la lingua, riesci ad impostare la comprensione e riesci a capire cosa puoi riutilizzare di una e cosa non dell'altra. E il fatto che tu sia una linguista computazionale, non una linguista, implica che a valle del lavoro teorico c'è poi una formalizzazione di sviluppo tecnico per creare dei modelli un po' più industriali, diciamo, che automatizzano un po' il processo. Sì, sì. Quando ho scelto linguistica computazionale non si sapeva neanche che cosa fosse in università. Però anche adesso, insomma, era un corso di laurea, eravamo molto pochi e poi principalmente. In realtà abbiamo bisogno di tantissime figure linguistiche. Adesso io sintetizzo in linguiste, ma non è così, nel senso che l'approccio di una fonetista non è lo stesso approccio che avrei io, che voglio automatizzare le cose, invece lei mi dice che la pronuncia di quella E non deve essere così chiusa, ma deve essere un po' più aperta. Quindi ci sono veramente tantissime cose e tantissime applicazioni di linguistica. E poi ci sono ovviamente le madrelingua, che sono anche linguiste e che ti danno un portato completamente diverso. Però per esempio noi internamente abbiamo sviluppato l'italiano e inglese americano per il progetto Automotive, e le nostre consulenti hanno sviluppato inglese britannico, e quindi abbiamo lavorato molto vicine per scambiarci materiali, e poi il coreano. Però non c'è scambio. Con le lingue CJK non hanno scambio neanche tra di loro, quindi è un lavoro bello, un lavoro tosto, ma solo, nel senso che o hai un team o è davvero complicato per scambio. Abbiamo fatto con il francese europeo e il francese canadese, che comunque sono lingue diverse, o portoghese, brasiliano, spagnolo e messicano, comunque le trattiamo come lingue separate, quindi sì, un sacco di lavoro. Secondo te perché le persone utilizzano per ora gli smart speaker solamente per chiedere l'audio, il meteo o per mettere musica? Secondo me perché non ci sono abbastanza applicazioni. Ma le altre applicazioni che loro richiedono sono disponibili? La macchina fa qualcosa oppure risponde: guarda, non posso mai... Sto imparando. A me Google continua a dirmi: sto imparando, scusami, perdonami, ho capito, però... Se gli chiedi... ma puoi fare anche la telefonata. In Canada puoi fare la telefonata. Sì. In Italia non può. Se gli chiedi di mettere, di produrre suoni naturali, non lo fa. Sì, no, continua l'aquila. Ci sono... Fammi sentire l'aquila, lo fa. Però questo perché forse i clienti sono stati educati a sapere che la macchina fa quello. Mi dicono: ok, no, se fa quello non proverò a fare altro. Sono incuriosito dall'hardware, però a livello software non so che cosa è disponibile, quindi mi affido a quello che so che sicuramente funzionerà. Poi quando vedi la valutazione, irritazione e noia, ma mi annoierei anch'io, cioè non sai fare niente. Nel senso, ti chiedo una cosa che va un po' fuori dal seminato tuo e non la sai fare, quindi poi mi riduco a chiedere sempre le solite cose, però qua rientriamo nel general purpose.
quindi è talmente generico per cui mi puoi dare il meteo anche a Kuala Lumpur, però effettivamente altre cose non le sai fare, ma anche questo è più da parte delle aziende, trovare qualcosa da fare, cioè quello che è stato prodotto è effettivamente un sistema software, hardware e altoparlante, perché effettivamente quel base è un altoparlante che potrebbe fare un microfono. Questa infatti viene la mia seconda domanda. Non sono stati fatti dei sondaggi sulla percezione del livello di sicurezza e di privacy che c'è in questi, voglio dire, è un po' più, non sono un illuso, voglio dire, abbiamo un telefono, abbiamo un computer che ci ascolta 24 ore su 24, ma quell'oggetto è fatto apposta per farlo, per cui magari c'è un impatto maggiore sulla percezione delle persone. Non so se ci sono dati a riguardo. Io, allora, lo so, è stravagante, ma io sono rimasto ad Alexa che ride di notte e quindi mi sono allontanato completamente. Era per un bug, mi sembra, per stato risolto, ma per assicurarmi che non succedesse più non ho voluto. Se succedesse a me scappare in carcere, scappare di casa pensando che sono film horror, ma... E lo prenderei, lo lancerei fuori dalla finestra. Shining. No, infatti. Però appunto non c'è, voglio dire... L'acquisto a curiosità e dovuto anche al basso costo non porta a pensare anche a un certo punto, dopo che l'ho acquistato, ah ma comunque mi ascolta, no? Quindi lo chiamo, però non è che lo chiamo e inizia ad ascoltarmi, mi ascolta, cioè lo chiamo e mi risponde perché mi sta ascoltando. E questa cosa non dà nessuna percezione di, appunto, di mancanza di privacy. Anche, sto pensando a Cibo che c'ha l'occhietto che ti guarda, ma appunto forse la cosa è un po' più nascosta, però non ci sono dati a riguardo. No, sarebbe un'indagine molto interessante. Molte volte quando parlo di questo tema, nel senso che è un tema privacy in questo modo, tanto stavo cercando di ricordarmi un documentario che ho visto sulle difese da questi sistemi quando magari sono in casa e quindi ragazzi che hanno creato dei cappelli che mettono sopra, che sono dei disturbatori per fare in modo che funzioni solo quando vuoi tu, eccetera. No, non c'è questa percezione, però io chiedo sempre alle persone cosa ne pensano di questa cosa, perché è un argomento che mi interessa molto, e la risposta di base è: non ho niente da nascondere. E uno dei miei sviluppatori preferiti un giorno di Google ha risposto: allora dammi tutte quante le tue password. E nessuno gli ha mai dato. Però la percezione di privacy effettivamente con questo attrezzo sempre in giro ormai, cioè non vi è mai capitato di trovare dei banner di qualcosa di cui avevate parlato, sì. Tipo che hai detto a un'amica tua che devi comprarti una lavatrice nuova perché l'altra lo fa a sette golfini e ti sei trovato quotidianamente. Però perdonatemi, non stanno veramente le cose qui. C'è molta paranoia. Però, onestamente, se io sono un investitore pubblicitario e voglio utilizzare questi canali per poter comunicare, vedo che né Google né Facebook riescono a darmi veramente quello che loro promettono. Quindi c'è tanta paranoia, ma c'è anche... Non sono ancora in grado questi sistemi di indirizzare veramente l'investitore pubblicitario, trovare la persona giusta nel momento giusto con l'oggetto giusto da vendere. È tutta una grande balla. Questo va chiarito, no? Era un esempio. Perché tanta paranoia c'è. Ho sentito, visto il banner. Allora, a me continuano a venire fuori banner di un reggiseno. Ma ho scoperto che mia moglie ha dato il mio numero di telefono a Sephora e di conseguenza Sephora, capito? Quindi è vero che questi sistemi dovrebbero riuscire a trovarmi veramente il cliente giusto, però non ce la fanno ancora. Ma non dovrebbero servire a quello in realtà. Esatto. Non cioè dovrebbero... nel senso, e questo è un problema vederla da questo punto di vista. Ma però guarda che loro, ma sia Alexa che Google stanno cercando di fare questo. Ah,
Ma certamente, credo. Ma ce la fanno in realtà, cioè anch'io ho sempre avuto la percezione che... Ce la fanno, non ce la fanno, perché ti spiego una cosa, chi investe in pubblicità deve riuscire a trovare qualcuno, ma e non ce la fa, è costretto a investire tanti soldi per riuscire a trovarti e va a finire che disturba anche coloro che non lo volevano. Perché? Per quello che sta succedendo con Google, quando tu fai una campagna, no? Tu dici io spendo 100 euro per avere tot click, lui non ce la fa a trovarmi 100 click e allora lo manda anche a chi non ha bisogno. Se ti capita vai in Germania o vai in Francia, usi il computer e ti viene fuori la pubblicità francese, quello lì che ha speso i soldi li ha spesi male, perché sta venendo a me che non me ne frega proprio un cazzo di quella roba. Quindi questa roba qua va tenuta anche in conto, perché d'accordo la paranoia, no? Io conosco Stefano Quintarelli che ormai ci ha fatto anche il DNS in casa perché non vuole essere spiato da nessuno, non vuole fare nulla, capito? Però io dico, ma a un certo punto se vogliono veramente spiarti, ok, ti spiano comunque, non devi pensare che queste cose qua... Dopo è chiaro che secondo me dovremmo mettere un sistema per dire a questi signori guardate che ci avete un po' stancato. Comunque quello che stai dicendo tu è molto interessante perché riguarda alla fine il perché facciamo questi attrezzi. Esatto. Cioè siamo in una fase di sperimentazione, se guardiamo lo store di Alexa, quell'elenco di tutte le skill, che tra l'altro perché non utilizza un nome normale per arrivare a quella URL, non quella sequenza di numeri, sono folli. Tu vedi le statistiche di quello che viene usato, se ci provi a ragionare sopra sono tutte a sentire il fuoco di un camino, la pioggia o i dinosauri, e invece ci sono anche dei modi diversi di approcciarsi, il contesto diverso, sei a casa, lo dai ai bambini, ti vengono fuori le statistiche di questo genere, vai in un museo, hai un altro tipo di utilizzo, cerchi un'altra finalità totalmente diversa. Cioè la nostra difficoltà è che noi accendiamo la TV e vogliamo vedere la TV, ci sediamo e guardiamo e aspettiamo, se lo facciamo davanti allo smart speaker dopo due minuti siamo a prenderci qualcosa al frigo. Quindi stiamo cercando di capire quello che vogliamo da questi strumenti che sono belli, vediamo che hanno un potenziale e non sappiamo quello. Allora si sta facendo un grosso lavoro per capire quello che viene detto e rispondere, si deve fare anche un lavoro molto a monte di come portare la gente. Ecco che sei in una macchina, che cosa ti serve in macchina? Sapere dov'è il distributore di benzina più vicino? Lì fai una bella pubblicità. Però manca ancora tutto attorno, cioè ci vogliono tante informazioni, tanti strumenti. Se alla fine devi fare gli investimenti, ci sono degli investimenti enormi che vanno fatti, oppure dei piccoli cominciano a muoversi a fare qualcosa. No, infatti io sarei contento di tutto quello che dici tu. Ti sto chiedendo, dimmi dov'è il distributore, e loro dicono, sono solo contento se lo fa. La questione della privacy secondo me andrebbe trattata in un'altra maniera, perché il problema grosso è che ci sono due, tre società al mondo che hanno in mano tutto quanto. Questo però è un altro problema, dovremmo riflettere su questa cosa. La privacy non è solo e soltanto il digital marketing. Cioè, no. Sì, era appunto soltanto un esempio, la privacy è anche la mia voce, la privacy, il motivo per cui ci sono dei sistemi che creano delle difficoltà è che il timbro di voce non è cambiabile, ma riproducibile, se i sistemi vengono bloccati, certo. Allo stesso modo l'iride. I deepfake possono essere fatti. Ma anche tutte quelle che sono le mie caratteristiche anagrafiche e non anagrafiche devono restare di mia proprietà. E quindi l'esempio del digital marketing è un fastidio che volevo condividere perché capita, perché è un esempio molto lampante di quello che è nelle nostre vite, che magari il resto non lo sentiamo, però ne parlavamo prima con Paolo, in altri ambiti di tecnologia e di privacy, per esempio in Cina il sistema di riconoscimento facciale che è presente è impressionante, il che significa che in parte le rivolte che ci sono state adesso a Hong Kong riguardavano quello che facevano i ragazzi, che era tirare giù i pali, staccare le videocamere, eccetera. Mettersi le pelle e gli ombrelli, eccetera. Grazie. Quindi la privacy ha tantissimi livelli diversi, e perché si coprivano la faccia, perché hanno tolto le videocamere, perché la faccia è quella lì, quella c'hai, e la voce questa abbiamo. Può
può avere una minima variazione ovviamente, quindi anche i sistemi di riconoscimento magari ti riconoscono dal 94% in su, però il tema della privacy secondo me non va sottovalutato con sistemi di questo tipo, ma con nessun sistema, che può essere da Facebook e da altri. E posso fare un piccolo quadro di meno di un minuto sulla situazione della privacy, perché prima la seguo. Le nuove autorità basate sul GDPR sostanzialmente ritengono tutte le applicazioni sviluppate su chatbot come estremamente innovative, non gliene frega niente che c'è da decine d'anni, per loro è una cosa che è nata da quando l'ha detto Facebook. e quindi sono tutte rischiose e sono tutte praticamente che o vengono approvate espressamente oppure lavorano moltissimo chiedendo agli utenti stessi che cosa ne pensano. Questo è scritto in GDPR, lo sto banalizzando, ma è un testo di legge e i garanti l'hanno ricevuto. Poi ci sono tutti quegli esperti di privacy che sono letteralmente isterici, tutti questi meccanismi ci ascoltano dalla mattina alla sera. Non è vero, sono strutturati per ascoltare il comando. Se capiscono male il comando entrano in funzione, ma non perché ci stanno ascoltando continuamente. Diverso è il videocitofono di Amazon attaccato all'esterno, dovrebbe invece servire proprio per vedere la gente che passava da parte della polizia americana. Poi c'è la gente che semplicemente, pur di avere una lampadina e si accende a voce, non gliene frega proprio niente della privacy. Tanto dicono, già sanno tutto di me, prendo il telefono, chiamo, quindi è una roba in più, quando spengo, accendo la lampadina, sono cose che lo sapranno tutti comunque. E forse siamo agli eccessi da una parte e dall'altra, che comunque resta traccia di questo comando. Più o meno è questa situazione, non direi che sono tutti fanatici in privacy, c'è un bel gruppo nutrito di esperti di privacy che dicono pericolosissimo, giornalisti che lo enfatizzano, tanti che se ne fregano eccessivamente. Però questo esiste, sì, lo vedo. Se c'è regolamentazione... C'è neanche troppo a parlare, dai, applicarla che è un casino. Mi fa piacere che ha citato il GDPR, perché appunto era una cosa... Ho visto Alexa for Business, era quello che mi interessava. Ho pensato al GDPR apposta per appunto per la questione delle aziende. Voglio dire, se uno implementa un assistente vocale che mi gestisce gli appuntamenti, mi ascolta dentro le meeting room, eccetera, ci saranno delle considerazioni da fare diverse da quello del privato o del consumer, secondo me. Comunque è un discorso molto vietato usarlo in azienda, per esempio. Cioè, se compri Echo c'è scritto non va usato in azienda. Cioè, voglio dire, se ci fosse la regolamentazione e tu vendi comunque un qualcosa che mi ascolta nelle condizioni in cui non è stato regolamentato, la volta che fanno un'ispezione o qualcosa, aprono lo smart speaker e vedono che non funziona come dovrebbe, cioè fanno un casino. Ma il problema non è nello smart speaker. No? Cioè nel senso che lo attivano quando vogliono loro. No, tengono traccia. Come tieni i tuoi dati in cloud. Anche, esatto. Esatto. Cioè, quell'affare è un altro parlante. Quindi dipende un po' i tuoi dati, come vengono trattati. Era uscito l'articolo su Alexa, che non hanno visto tutti quanti quei ragazzi e ragazze che scrivevano tutte le conversazioni nella società che visto per allenare una macchina ti servono dati, quindi se tu hai il consenso per fare quella cosa credo che inizi a registrare dopo Edi Alexa, però prima ti ha ascoltato per potersi attivare. C'è un 6 secondi di ingaggio che dovrebbe essere cancellato oppure stare un po'. Cioè, quello che ti garantiscono è che la parte prima non viene registrata. Andrebbe... Ci sono dei punti che ovviamente vanno analizzati. Meglio analizzarli adesso e comunque proseguire piuttosto che non analizzarli e trascinarci dietro questi problemi, perché poi viene fuori una Cambridge Analytica come è stato per Facebook. Perché alla fine quando hai tutti quanti quei dati, in realtà probabilmente te li tieni in questi casi. Però. Comunque se volete provate Common Voice o Voice Common di Mozilla. Stanno provando a fare un sistema di riconoscimento vocale open source, aperto, indipendente, separato. E quindi mettono a disposizione anche la tecnologia e l'architettura che utilizzano? Chiedono, dona la tua voce.
No, ma siamo in questa fase. Se è open source, puoi accedere anche al motore che utilizzano di semantica. Okay. Allora siete morti. C'era stato un post su Telegram una decina di giorni fa, ve l'ho ripostato subito adesso. Sì, c'è un po' Giorgio, che Giorgio e io ci siamo dentro tanto nel gruppo di Mozilla Italia. L'ho trovato tutto su Telegram, se cercate Mozilla li trovate tutti lì. Common Voice. 300 messaggi al giorno. Infatti io avevo l'illusione che si sarebbe parlato un po' della tecnologia che c'è sotto, ma immagino che sia di proprietà. Dei sistemi automatici che provano a combinare in modo diverso le parole per dare una varietà non linguistica ma di machine learning basico, quindi correlazioni eccetera, mentre Alexa è proprietaria di Alexa, quindi non ha comprato qualcosa da fuori, funziona in modo simile, hai degli intent e devi dare degli esempi su come diresti quel comando e qual è la risposta, o se è una risposta parlata o se è un'azione da compiere. Quindi in realtà è proprio, ma puoi anche provare a giocarci, cioè se non ti puoi fare un account su Dialogflow. Come è scritto? Dialogflow. Dialogflow. E un'ultima cosa, molto più leggera. Prima hai citato il Google Duplex, che è stato straordinario la presentazione. Secondo te era un cartonato o dici che ce l'hanno davvero? Quella è l'interazione, secondo me l'hanno confezionata una demo. No, secondo me l'hanno confezionata. Ma magari una volta è successo pure che ha parlato così bene. Una volta, esatto. Però ma le demo poi si spingono sempre. Dici che sono indietro, però cioè, quello è quello che vogliono arrivare, ma non. Sì, vabbè, ma. E hanno il motore. Sogni anche. Hanno il motore per farlo, ma non l'hanno allenato, non lo sanno come fare. È veramente difficile fare quella presa, per come l'hanno presentato. Poi magari ci sono arrivati anche vicini, soprattutto con la parte di espressione, interpretazione della voce, eccetera. Ma che trova il momento giusto in cui dire l'interiezione, cambiare il giorno dell'appuntamento, collegarsi così rapidamente al calendar, cioè sembrano delle cose banali, non lo sono per niente. Ci sono tutti vicini, appiccicati. Poi in inglese. In inglese è più facile. Infatti è un problema di Mozilla e tornare a tanto materiale italiano. Volevo farci una domanda. No, volevo dire solo una cazzata, tipo ho finito vostro onore. E far cadere una domanda su quando l'utente medio, quindi non il business, si approccia ai sistemi tipo tagli. Di solito in realtà durante un rispondato durante l'utilizzo generale, però soprattutto appena l'interfaccia all'inizio. Succede che lo si mette alla prova dicendo anche le cazzate, cose che comunque. E quindi avendolo progettato in maniera molto verticale per recepire i comandi e essere molto funzionale, si tiene da conto questo fatto, quindi non si rischia che magari, diciamo che io valuto un assistente vocale inizialmente, l'utente medio, anche in base a quanto mi sa rispondere alle cazzate che chiedo. E quindi dico, ah, ok, in quel modo mi faccio un'idea di quanto effettivamente sia bravo. Quindi questo fattore viene tenuto in considerazione quando si progettano gli assistenti vocali per le persone comuni? Di base no, di base che è una cosa molto interessante. Le prime volte che Siri rispondeva sei stupida, sto facendo del mio meglio, io mi spaccavo da ridere perché mi immaginavo tutti quanti quelle linguiste che si mettevano lì a dire cosa rispondiamo se ci dice che siamo stupide? Del nostro meglio. Però in realtà quando si parla di B2B, quando
facciamo queste cose per le aziende, non consideriamo anche questi tipi di approcci, perché stai utilizzando quel tipo di sistema per accedere a delle informazioni che sono le polizze, che sono magari informazioni di direzione stradali, magari in quel momento non hai anche tempo di divertirti, perché effettivamente è un divertimento dire cosa una macchina più capisce. Sarebbe molto bello creare una base che puoi sempre importarti con questo tipo di interazioni, però fa parte anche del brand con cui hai a che fare. Se è un brand molto serio, anche risponderti scherzosamente a una risposta a una domanda scherzosa non ha lo statement che è richiesto da quell'azienda. E quindi quello che facciamo in breve è un'operazione di fallback, ossia abbiamo cercato di capire questa frase che è tipo, non so, chiedi a un'assicurazione e gli dici che voglio di pizza, per dire, e non capisce in cosa rientra voglia di pizza in tutte quante le sue opzioni di topic, e ti dice mi spiace, non posso rispondere a questa domanda. Quindi in modo molto sobrio c'è un fallback che ti dice se la vuoi esprimere in modo diverso che cosa ti serve. Però è molto vero che invece quando i sistemi general purpose non capiscono, quando scherziamo quello che diciamo, ci sembrano stupidi. È molto vero, e cala il nostro apprezzamento verso il tipo di interazione. Io volevo riallacciarmi un attimo al discorso che avevo fatto prima sull'utilizzo limitato che si fa adesso e sull'opportunità che ci sono. È un po' la sfera di cristallo, ma qual è la strada in questo momento che si considera migliore per perseguire questa cosa a livello di mercato, cioè come si può fare qual è la strada migliore per crearsi delle opportunità per migliorare l'esperienza di utente, andare soprattutto verso la nicchia o soprattutto verso il general purpose? E poi come? Cioè, nel senso, se è general purpose, potrebbe essere per esempio che lui da solo dice, senti, sai cosa ho imparato oggi? In realtà mi piacerebbe avere una risposta, perché abbiamo risolto un sacco di problemi allora, secondo me stanno già facendo tantissime sperimentazioni in questi mercato di nicchia, per forza viene approfondito, perché c'è tutta quanta parte di automotive che vuole lavorare sotto lo stesso sistema di proprietari, sempre comunque, anche per motivi di privacy, anche perché vogliono sviluppare ad hoc, perché metà sono embedded all'interno del cruscotto auto e in parte sono collegati a internet, e poi perché fa parte di operare. Quindi tu crei una voce che è il tuo nuovo logo, come qualche anno fa quando Volkswagen aveva fatto la pubblicità del nessuna portiera si chiude come le nostre, si sentiva soltanto la portiera della Golf che si chiudeva, era un suono caratteristico. Allo stesso modo le voci degli assistenti vocali stanno diventando il nuovo logo delle auto. Quindi il mercato di nicchia di sicuro si prosegue in quella direzione. Secondo me verranno fatti tantissimi nuovi lavori a livello di general purpose, ma quale sia la direzione giusta veramente non si può sapere, anche perché poi la lingua cambia sempre, le espressioni cambiano continuamente e gli interessi delle persone intorno cambiano sempre. Quindi è anche difficile starci dietro, devi avere una quantità di dati impressionante. C'è tutto il tema di come recuperi quei dati, come li analizzi. E vedo comunque che entrambe stanno andando, cioè nessuna né il mercato di nicchia né la parte general sta mollando il colpo, ed effettivamente Alexa non funzionava così bene come funziona adesso, e anche Google, cioè all'inizio erano veramente due tamagotchi, adesso sono più domande. Direi che è stato un gran successo comunque già così, perché